Pace e grazia da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo a tutti coloro che amano il Signore con un cuore sincero. Signore Gesù sta tornando. Siamo negli ultimi tempi. Dobbiamo essere pronti, attaccati alla vigna. Non è facile. Ci sono tante tentazioni, tante seduzioni nel mondo. E la Bibbia ci profetizza che alla fine dei tempi l'amore dei molti si raffredderà. Non parla solo del mondo, fratelli, parla anche della Chiesa. La Chiesa parla tanto, dice tanto, ma opera poco. E l'amore è veramente poco. Negli Atti degli Apostoli i fratelli erano sempre insieme, in comunione, spezzavano il pane, erano uniti nella preghiera, nei digiuni, nelle orazioni. Oggi quanto tempo passiamo insieme noi come cristiani? Poco. Perché pensiamo che in Occidente siamo cristiani tutti, ma non è così. Stanno più in comunione i nostri fratelli perseguitati che noi, perché loro sono veramente uniti dallo Spirito e soffrono di non essere uniti in un corpo solo. Ma noi in Occidente siamo orgogliosi, perché tanto l'Evangelo l'hanno sentito tutti. E ognuno si fa la propria via, la propria strada, la propria sicurezza, no? Invece non è così. Se andate fuori per strada, vedrete quante persone non conoscono l'Evangelo, non hanno idea, conoscono il nome di Gesù, ma non sanno chi è Gesù veramente. Perché in questi decenni, in questi secoli, tra Chiesa Cattolica, tra ateismo, tra Islam, quasi più nessuno sa chi è veramente Gesù, veramente. Tra quella che è falsamente chiamata scienza, hanno storpiato la vera persona e opera di Gesù Cristo. Quindi non ci posiamo sugli allori. C'è da predicare l'Evangelo fuori. I segni degli ultimi tempi li vediamo, a parte tutte le profezie su Israele che si stanno compiendo, il ritorno, il rimpatrio di molti israeliti, la crescita economica di Israele, i paesi arabi attorno che sono sempre più infuriati, l'annuncio della costruzione del Tempio di Gerusalemme, ma lo vediamo anche nella Chiesa, appunto, che è fredda nell'amore, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Siamo la Chiesa dei messaggi e degli audio. Ma non per dirsi, fratello, ti voglio bene, come stai? Per riprendersi, per dire quanto tu sei eretico, quanto tu ti sei sviato, tutto per audio. Siamo la chiesa dei sotterfugi, delle chiamate, dei segreti, dei soldi. Gesù Cristo non ci ha mai detto di costruire grandi locali e di spendere tanti soldi in affitti. La chiesa si riuniva nelle case. I fratelli mangiavano insieme, spezzavano il pane e la Chiesa si diffondeva in questo modo, nell'intimità delle case, delle relazioni. E come oggi succede in Arabia Saudita, in Sudan, in Afghanistan, in India. La Chiesa cresce così, in Algeria, in Marocco, nelle case. Perché voi pensate che nella Chiesa chi vuole entra? Non è così. Si va fuori a cercare le persone, stabilendo delle relazioni, dando buona testimonianza al quartiere, che la gente viene a Gesù, che vede l'amore nei cristiani. Non mettendo un locale, ce ne sono tanti. La gente è stanca delle religioni, la gente è stanca delle denominazioni, la gente sa che ci sono pastori stipendiati, fanno formazioni per essere ministri, come se si potesse comprare il dono dello Spirito Santo. Dio abbia misericordia e rinnovi la Chiesa in questi ultimi tempi, anche se so che non è una preghiera biblica, perché la Chiesa dormirà negli ultimi tempi. Tutte e 10 le vergini dormiranno. Non è 9 che dormono e una è sveglia, dormono tutte. Quindi, fratelli, viviamo il cristianesimo come negli Atti degli Apostoli. Tutti hanno l'autorità di battezzare nel nome del Signore Gesù, come facevano gli Apostoli, i nostri fratelli. Noi
Non c'è scritto da nessuna parte che solo i pastori o gli anziani possono battezzare. Queste sono tradizioni degli uomini, tradizioni cattoliche, che vogliono che il potere si mantenga tra il clero. E anche nella Chiesa evangelica oggi esiste il clero, esistono i seminari, esistono le banche, non si aiuta i poveri, non ci sono mense e dormitori per i poveri, non esistono i cinque ministeri. Si scoraggiano le visite nelle case, le preghiere nelle case, i pranzi assieme. Se non c'è un pastore non si può fare nulla. Siamo alla fine dei tempi, fratelli. La Chiesa è provata. La Chiesa è provata e molti si stanno illudendo di servire il Signore secondo la parola di Dio, ma non lo stanno facendo. Dio ci benedica, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù.